Un atto di grande generosità da parte di una famiglia che nei giorni di Natale, in un momento di grave emergenza sanitaria, colpita dal lutto improvviso di un congiunto, un padovano di 50 anni, vittima di un grave problema cardiaco, spirato di fatto durante il trasporto da casa all'ospedale, ha deciso in pochi istanti di donare i suoi organi, consentendo così ai sanitari dell'azienda ospedaliera di Padova di salvare con un trapianto di polmone un sessantenne al suo secondo trapianto, un intervento innovativo perché effettuato mantenendo efficiente il polmone grazie ad una manovra di emergenza e ad una macchina innovativa. Il prelievo del polmone, come di gran parte degli organi, avviene da un donatore con morte cerebrale. In alcuni casi noi possiamo prelevare un organo anche con una morte cardiaca, cioè dove c'è un arresto cardiaco. Quando si ferma il cuore, si ferma anche la circolazione, quindi l'organo in qualche modo si deteriora. Nel caso del polmone, anche in situazioni di emergenza, pur con un cuore fermo, se noi continuiamo a immettere aria nei polmoni con una semplice ventilazione, cioè con un tubo nella trachea, quel polmone può essere tenuto in vita. Ed è quello che abbiamo fatto. Questo organo poi viene messo all'interno di una macchina, che è una sorta di macchina che riproduce la situazione dell'uomo, quindi viene fatto circolare del sangue, viene ventilato in questa macchina e quindi noi possiamo valutare se questo polmone è buono. Una volta accertato che il polmone è buono, cosa che è stata fatta in questo paziente, è stato trapiantato, il paziente, nonostante fosse un retrapianto, quindi un intervento un po' più complesso, è riuscito a avere un decorso regolarissimo, dopo 2 giorni è stato estubato e dopo 25 giorni è a casa. Ecco, una notizia importante anche perché sembra che questo preservi la durata poi del trapianto. Certo, perché utilizzando queste apparecchiature, quindi aggiustando un po' gli organi, questo determina un immediato postoperatorio più regolare, quindi non si attivano tutti quei fenomeni, chiamiamoli di infiammazione in senso generale, che possono poi favorire i rigetti cronici. Quindi un organo probabilmente trattato meglio all'interno di queste macchine può dare migliori risultati, non solo nell'immediato, ma anche a lungo termine.